Buongiorno amici e ben ritrovati. Cominciamo questa settimana. Vado a fare una quintalata di cantucci, ancora protagonista la Toscana, i cantucci, i famosi biscotti di Prato, che sembrano così facili, però anche loro hanno qualche dentino che duole, nel senso che io sono stata una vita dietro alla ricetta dei cantucci per trovare veramente un cantuccio, un biscotto buono. Ora io vi faccio vedere oggi la mia versione che ormai faccio da anni, che ho trovato questa dose, queste dosi e secondo me vengono buonissimi, ottimi in qualsiasi occasione, ottimi da regalare, si mantengono tanto. Insomma, andiamo con i miei cantucci. Nella planetaria, premetto che vado a fare una dose grande come al solito di 2 kg di farina. Poi nelle informazioni, nella info box e nelle descrizioni vi metterò le dosi per 1 chilo di farina. Comunque, se li fate, fatene tanti perché si mantengono tanto e sono veramente buonissimi. Metto nella planetaria, ho già messo 12 uova. Ok, 12 uova. Vado a mettere 2 kg di farina. Si mette tutto insieme a parte le mandorle che le mettiamo per ultimo. Quindi 2 kg di farina. Un chilo e due di zucchero. Io, sembra un pacco, ma l'ho già rimboccato con gli altri 200 grammi. 1,2 kg di zucchero. Poi, 2 bustine di lievito. Allora si può mettere l'ammoniaca anche perché con i biscotti che vanno poi tostati, cotti 2 volte, nel vero senso della parola biscotto, si può usare anche l'ammoniaca. Io a volte uso l'ammoniaca, a volte il lievito. Qui oggi ho messo il lievito. E sono 32 grammi perché equivale a una bustina a 16. Comunque, 2 bustine di lievito sarebbero. Poi sono 360 grammi di burro. Ecco, per un buon cantuccio, un neo è proprio il burro, nel senso che se noi mettiamo poco burro, avremo dei cantucci che ci spacchiamo i denti quando li andiamo a mangiare. Se ne mettiamo troppo, avremo dei cantucci che si sgretolano. Quindi la dose del burro è importante. Sono 180 grammi di burro per chilo di farina. Io faccio dei cantucci che spaccano, credetemi. Poi, ripeto, ne ho provate tante ricette. Io quando ne trovo una migliore cambio, non per carità. Poi, un bicchierino. Qui sono 50 ml di marsala. Vado ad aggiungere. Poi c'è questa cosa qui che è facoltativa. L'aroma delle mandorle, aroma di mandorla amara. Si può mettere o non mettere. Io gliela metto, sapete perché? Perché assomigliano molto, molto di più con quel retrogusto di quelli che si comprano. E i miei figli. Ai miei figli piace molto. Che devo dire? Anche secondo me sono un po' più buoni con questo aroma. Se poi insomma delle fialette di qualità, ecco. Comunque vado a mettere 2 fialette di aroma di mandorle. Importantissimo il sale, ci vuole quando si dice il pizzico di sale nei dolci, qui ci vuole un generoso pizzico di sale perché deve esserci quel micro contrasto. In 2 kg io ne vado a mettere un cucchiaino, poi in 1,5 kg, ovvio. La scorza dell'arancia, ci vuole. Io qui ne vado a mettere proprio due arance intere, gliele vado a mettere, ci vuole, ci sta. Ecco qua. Ora nella planetaria con la foglia a lavorare, a impastare bene, oppure a mano o un robottino, quello che avete. Alla fine mettiamo le mandorle. Ecco qua, questo è l'impasto un po' come deve venire, è un impasto bello morbido. Ora andiamo ad aggiungere le mandorle. Ora che l'impasto è fatto, andiamo ad aggiungere le mandorle. Allora, le mandorle, due parole sulle mandorle per dei buoni cantucci. Allora, intanto delle mandorle di qualità e attenzione a la frutta secca che si trova, questi semi, nei discount. Perché i discount sono validi per tante cose, però attenzione, mandorle, nocciole, io ho un po' di dubbi, ho trovato delle mandorle e nocciole veramente scadenti. Quindi, insomma, mandorle di qualità e
un cantuccio deve avere la giusta dose di mandorle, perché se noi i cantucci mettiamo poche mandorle non sono più cantucci. Il cantuccio deve avere la metà di quantità di farina, la metà di mandorle, quindi su un chilo di farina ci vuole mezzo chilo di mandorle, se no non è un cantuccio, quindi o li famo bene o non li famo. Quindi io vado a mettere un bel chilo, guarda che meraviglia, un chilo di mandorle con la sua buccia, tutte dentro, e poi gli andiamo a dare due giri di valzer e poi dopo portiamo il nostro impasto di là. E voilà, ora ho ribaltato questo mega impasto in una spianatoia, vedete, mettete un po' di farina. Sono andata un pochettino a rilavorarlo un po' a mano. Okay. Adesso, questa è una quantità veramente grande. Ok, ora lo sposto per poter mettere la teglia qua vicino. Ok. E poi inizio ad andarlo a pozionare, ripeto, una quantità più piccola, è tutto più maneggevole. Ne prendo una, divido di nuovo. Dobbiamo andare a fare dei filoncini. Adesso io vado un po' ad occhio, se li volete fare tutti uguali potete andarli a pesare, però non serve. Mi aiuto sempre con la farina e non abbiate paura, perché è un impasto abbastanza appiccicoso. Allora, io vado a fare dei cantucci non troppo grandi. Ad esempio, vado a fare dei filoncini così. Mi metto qui adesso una teglia. Non c'è bisogno che siano perfetti. Però dobbiamo mantenere una distanza. Secondo me questa è una misura giusta. Schiaccio con la mano e vado a fare tutti i filoncini così. Io so che con questa dose mi verranno 4 teglie così, con 3 o 4 filoncini. Allora vedo. Vedete, questa è la distanza. Questo è venuto troppo. Schiacciare, c'è dei punti che è un po' più stretto, ma non fa niente, lì verrà un cantuccino un po' più piccolo. Gliene vado a mettere 3, vado a fare 3 filoncini così, accendo il forno. Ecco, due parole sul forno, perché il cantuccio ci può fregare nella cottura, nel senso venire non bene per mancanza di attenzione nella cottura. I filoncini vanno cotti a 200 gradi 17, al massimo 20 minuti, non di più. Se anche vi sembrano crudi, voi li dovete togliere, perché quando li andremo a tostare, se sono stati cotti troppo, andiamo nella tostatura a tirar fuori un cantuccio, anche lì troppo duro. Quindi è importante che questa cottura qui, che è una prima cottura, sia giusta. Quindi ora io vado a farmi tutti questi filoncini così, vedete? Non, se uno vedete è un po' più infarinato, non c'è problema, perché nella cottura quando li tirate fuori noterete che sono morbidi, come dicevo, possono sembrare crudi, ma la presenza del burro, come nelle frolle appena tirate fuori da bollenti, sono morbide. Quindi 20 minuti al massimo, dai, io dai 15 ai 20 minuti li controllo. Se
ne metto, io oggi ne metterò tanti in forno, per cui farò qui 20 minuti. Ma se fate una sola teglia dentro al forno, bastano 15-16 minuti. Ok. Una cosa che non vi ho detto, prima di infornare, prendiamo un uovo, ci mettiamo un po' di latte e li andiamo a spennellare. Così con una forchetta lo sbattiamo e con un pennello li andiamo tutti a bagnare. Una passata di zucchero. Questa cosa uno può anche non farla, però a lavoro finito sono più belli da vedere. C'è quella piccolo caramella, lo zucchero che si caramella un po'. Così li andiamo a fare tutti. A volte mi è successo di avere degli albumi in casa lì nel frigo, ora uso quelli, eh. Cioè, l'importante è per far attaccare un pochino l'uovo e lucidare. E poi vado a mettere una spolverata di zucchero, così. Ora possono andare in forno. Li vado a fare tutti e dentro. Ecco qua, sono passati 20 minuti, guardate che spettacolo. Vedete se ve li faccio vedere. Dentro sono ancora sicuramente un po' crudi, li ho tenuti 19 minuti, mancava un minuto ma li ho tolti, vedete? Ora li lasciamo un po' intiepidire, ma dovremo tagliarli ancora caldi. Eccoci, vedete, sono ancora caldi, io già ne ho tagliati una parte. Mi raccomando che siano ancora caldi da tenerli in mano e poi li andiamo a tagliare e a riposizionare. Vedete, da caldi si tagliano benissimo. E poi li andiamo a mettere nella placca, nella carta dove li abbiamo cotti. Di solito quelli che abbiamo cotto nel primo step, ci stanno benissimo come spazio, ecco. Ora finiamo di tagliare questi, quindi li stendiamo. Naturalmente i culetti, questi qui, secondo me sono i più buoni. Poi vedete, li vado a mettere e li vado tutti a girare, da un lato. Però non è che dopo io li devo rigirare, eh. Prepariamo il forno questa volta a 160 gradi per 15 minuti. Stop. Non aspettate che diventino troppo colorati, perché una volta fredda, freddi, il cantuccio diventa bello morbido, bello asciutto, bello secco. Così li vado a rigirare tutti. Ora taglio l'altro filo, vado a fare tutte le teglie, li vado a fare tutti così. Una ricetta semplice. Quello che non è semplice, questo è un po' grande, è trovare la ricetta, la dose giusta, perché il cantuccio deve essere buono. Posso dirvi che mettere quelle due fialette di aroma alle mandorle, cioè le rende profumate veramente, io sono dell'idea proprio di metterlo. Ci stanno benissimo quelle fialette lì. C'è un profumo in casa di mandorle meraviglioso. Ok, ora non vi sto a fare il video troppo lungo, se no dopo sbrontolate. Comunque andiamo a mettere tutti e ripeto, 15 minuti in forno a 160 gradi. Ciao, oggi cattucci. Sono pronti, guardate, possono sembrare ancora morbidi al tatto, ma non fatevi ingannare, dopo 15 minuti sono da togliere. Eccoli qua, guardate che belli, sono tantissimi i nostri biscotti di Prato, i cantucci sono pronti. Ora li dobbiamo lasciare raffreddare benissimo. Prima di metterli via, devono essere belli freddi. I nostri cantucci sono freddi, io li sto già alcuni insacchettando, vedete? Sono bellissimi, guardate. Cioè, così. Io devo ancora mangiare, quindi ora non lo assaggio, ma credetemi, questa ricetta non sbaglia. Allora, quando sono freddi li potete mettere.
nelle scatole di latta, nei vasi di vetro, nei sacchetti, nei sacchetti e in freezer se proprio volete mantenerli, ma comunque si mantengono tanto. Poi, un'ottima idea, a me piace averli in casa per fare dei piccoli pensieri. Sono ospite da qualche parte, un pensiero, un presente, con un fiocchetto così e tutto l'anno andiamo a mettere una cosina, così può essere natalizio. Insomma, direi che, vedete, sacchettino, grande quanto volete, ed è un regalo sempre molto gradito da tutti. Bene, vi ho fatto vedere i miei cantucci, spero li provate perché credetemi, questa ricetta non sbaglia, vi verranno dei cantucci buonissimi. Provateli, sappiatemi dire nei commenti che vi leggo sempre molto 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 volentieri e alla prossima. Ciao!